Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché, così come ogni update e ogni nuova patch data, siamo pronti per commentare insieme le news e anche per parlare dei nuovi eventi e delle novità presenti all'interno del gioco. Ovviamente erano già uscite le notizie che questa notte, più nello specifico, sarebbero stati incrementati i livelli, così come avevo anticipato qualche settimana fa, e soprattutto sarebbero stati aggiunti dei nuovi eventi. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio in che cosa di che cosa stiamo parlando e come sono strutturati. Allora, cominciamo. Scendiamo verso il basso, dovrebbe essere praticamente, ecco, queste qua sono le notizie di ieri, dove erano praticamente stati annunciati il ritorno del Golden Bomb Rush, l'incremento del level cap da 70 a 80 e poi qui il nuovo evento, il Colosseum of the Chosen. Andiamo a vedere adesso di che cosa si parla. È stato aggiunto un nuovo evento. Un nuovo evento è comunque in generale anche nuova meccanica proprio di gioco, ovvero il Battle Tower Colosseum of the Chosen. Di che cosa si tratta? Tratta praticamente questo evento una nuova circostanza, una nuova Battle Tower fondamentalmente, che si divide in tre difficoltà diverse, ovvero The Amber Tower, The Cerulean Tower ed Emerald Tower. Sono praticamente tre tipologie di torri diverse che hanno delle difficoltà e delle caratteristiche specifiche da dover rispettare man mano che appunto si compete al suo interno, che ora andremo a vedere nel dettaglio. Successivamente abbiamo l'incremento del level cap da 70 a 80, quindi abbiamo adesso tutti i personaggi che potranno raggiungere il livello 80, ovviamente i miglioramenti che possono essere aggiunti dal livello 70 al livello 80 tramite tutto lo stream node, quindi tutto il flusso praticamente possibile, immaginabile da potenziare con le memorie. E poi ovviamente ci sono state aggiunte adesso, da questo momento in poi, le noble memory, che sono quelle memorie diciamo particolari, un po' come nelle summon, che se ci fate caso Shiva ha acquisito nel momento in cui è stata potenziata ancora di più, no? Quindi con quel colore diverso, e quindi ci saranno delle memorie diverse da dover accumulare oltre il livello 70. Successivamente è stato inserito anche il Gallon Baluar Humus più forte, quindi diciamo la egg difficult dell'evento che abbiamo avuto del Gallon Baluar, e che adesso praticamente ha aggiunto i nuovi stage, così come la Crash Battle che è stata aggiunta, e probabilmente anche la X3, immagino, come è solito fare in questi eventi. E insieme a questi nuovi eventi, o comunque scusatemi, insieme a queste nuove battaglie, sono stati aggiunti anche i nuovi biglietti, che sono quelli da dorati, e oltre a questi il premio principale dei biglietti dorati è la nuova arma di Matt, la Humus Rapier, e poi ci sono anche ovviamente le memorie del personaggio di Matt, che potranno essere trovate sempre con il metodo del jackpot. Quindi ecco qui la nuova arma, la Humus Rapier, che anche in questo caso abbiamo praticamente Aurora Surge, quindi danni di tipo vento AOE con boost di attacco magico e boost di elemento vento, così come l'arma che abbiamo ricevuto nella prima parte di Kite Sith. E successivamente abbiamo la battaglia ad alto coefficiente di difficoltà, la Crash Battle. Crash Battle che è stata aggiunta ovviamente in entrambe le difficoltà, sia solo che co-op, quindi a breve ci organizzeremo in live anche per poter fare le co-op almeno insieme, e poi io proverò comunque a fare la Crash, vediamo se riesco anche a fare la Crash, e nell'eventualità vi porto al solito il video, comunque la guida, giusto per dare qualche consiglio a chi magari avrà o comunque può avere qualche difficoltà.
Poi, ovviamente, completando la Crash Battle, si verrà aggiunti nuovamente nella Frenzy Battle, quindi quella classica battaglia che viene rilasciata dopo, dove si sconfigge il Chiactus e si ottengono 1000 gemme facili facili, giusto perché appunto si è riusciti in questa impresa. E poi qui ci sono ovviamente tutte le, diciamo, tutti i vari riferimenti per il completamento della Crash. E poi qui va bene, questo già lo sappiamo. Poi evento Reawakened Golden Bomb Rush, dove praticamente abbiamo nuovamente le sfide con le Golden Bomb per guadagnare un grosso ammontare di esperienza per i nostri personaggi in un colpo solo. Quindi avremo appunto la possibilità di livellare un po' più facilmente. Successivamente sarà possibile ottenere oggetti come le medaglie Golden Bomb e le medaglie classiche Bomb Medal, che possono essere scambiate per dei premi abbastanza lussuosi nell'exchange shop dell'evento specifico, un po' come abbiamo fatto praticamente la scorsa volta con il level cap a livello 70 e ovviamente lo stesso identico evento. Successivamente, completando la quest giornaliera sempre di questo evento, si potrà ottenere abbastanza esperienza per incrementare tre personaggi dal livello 70 addirittura al livello 75. Quindi capite già quanto ci aiutino praticamente in questo frangente, e quindi cercate di completare questa missione almeno una volta al giorno, anche perché appunto essendo giornalmente, essendo una daily, potrete farla una volta sola al giorno, ma credo che comunque si farmerà prima da soli e amen. Ovviamente i premi che possiamo scambiare all'interno dell'evento sono le varie memorie, biglietto gacha già con 5 stelle garantito, quindi diciamo ci sono dei bei premi che sicuramente andremo a vedere. E qua abbiamo invece il nostro amichetto, lo Spooky Balloon, che la volta scorsa ha dato parecchie difficoltà comunque in alcune situazioni, perché resiste agli attacchi fisici, resiste agli attacchi magici, e quindi bisogna un attimo calibrare bene come poterlo combattere in modo più efficiente possibile. Poi va bene, non ci sono altre novità, perché comunque sia è lo stesso praticamente evento che abbiamo avuto l'altra volta, solo con appunto la possibilità di fare giornalmente la missione e guadagnare un grandissimo ammontare d'esperienza. Andiamo invece a vedere la campagna per quanto riguarda l'introduzione del Colosseum of the Chosen. Come potete notare, abbiamo tre ingressi, che sono praticamente le tre possibilità di scelta del nostro Colosseo, e abbiamo praticamente delle missioni da dover svolgere all'interno del gioco, che ci consentiranno di ottenere ticket e ticket del personaggio specifico, per un totale di 170 ticket. Immagino che saranno comunque 10 ticket probabilmente a testa per ogni personaggio, e poi tutti i ticket generici, almeno penso. Poi abbiamo anche il login bonus, dove avremo in tutto questo periodo un totale di 2000 gemme da poter ottenere grazie solo ai login. E poi ovviamente abbiamo un nuovo banner che è stato inserito all'interno del gioco, dove praticamente abbiamo la metodologia della wishlist aumentata, quindi tutte le armi che saranno inserite in wishlist avranno praticamente un pick maggiore rispetto a tutte le altre, ancora di più rispetto a come funziona la wishlist solitamente. Quindi, se vi ricordate bene, la wishlist permette comunque di ottenere in percentuale aumentata le determinate armi nei banner. Qui invece diventano praticamente tutte armi banner quelle che sono inserite in wishlist, quindi prendono l'1% praticamente tutte le armi che vengono inserite all'interno del banner, che poi vabbè sarebbe il 7 rotti in totale, però vabbè quello è un altro discorso.
E qui invece ovviamente viene, diciamo, viene discusso, comunque viene descritto il banner che praticamente è stato inserito all'interno del gioco, dove sarà possibile appunto selezionare le 5 stelle tramite wishlist che appariranno più frequentemente. Infatti, come potete vedere, le apparizioni delle 5 stelle prenderanno praticamente un rate di 7,5% da ogni multisummon da 10, e le armi 5 stelle che vengono messe in wishlist avranno addirittura un 1,5%. Quindi, anziché avere il classico 1% delle armi banner, qui addirittura abbiamo un 1,5%, quindi abbiamo un 0,5 in più. Qui ovviamente abbiamo tutte le armi possibili e immaginabili da inserire, e ogni volta riusciremo praticamente ad andare avanti nei pool, e avremo la possibilità di fare una multisummon da 10, verremo ricompensati con Mithril Ingot e Mithril Ore. Successivamente avremo una 5 stelle garantita al 100% al sesto, al dodicesimo stamp della pagina 1, e poi al quarto, all'ottavo e al dodicesimo invece della pagina X, quindi diciamo l'ultima, fondamentalmente l'ultima pagina praticamente. Ovviamente il costo sarà sempre 3000 gemme che possono essere tirate sia come gemme blu che come gemme rosse, quindi sarà un banner praticamente generico. E poi ci sono ovviamente i pacchetti all'interno dello shop che è possibile acquistare con la valuta dei soldi veri, quindi se volete spendere pagate e fate quello che è. Andiamo invece a vedere la tower, che dovrebbe essere... no, mi sa che l'hanno messa come 20. Pensavo la mettessero... No, oddio, non è neanche qua. Dove l'hanno inserita la tower? Scusatemi. Ah, sicuramente l'avranno messa qui, esatto. Battle Tower e poi le tre tower. Ecco qua. Come potete vedere abbiamo praticamente i diversi piani, vedete? E i diversi personaggi che possiamo utilizzare. Quindi avremo la torre The Amber Tower, dove potremmo utilizzare soltanto Cloud, Barret, Tifa e Red. Poi il Colosseum of the Chosen, dove potremmo utilizzare soltanto Eris, Yuffie, Kaizit e Zack. E poi Colosseum of the Chosen, dove potremmo utilizzare soltanto i personaggi di First Soldier. Ecco, diciamo, dove sta fondamentalmente la difficoltà, ovvero utilizzare quei personaggi e comunque utilizzare anche quei team dove effettivamente si esce un po' dalla zona di comfort. Infatti, se andiamo a vedere un pochettino anche la torre The Amber Tower, praticamente di Cloud e gli altri, abbiamo qua praticamente il Restricted che ci farà notare, che comunque ci metterà in evidenza il fatto che potremmo utilizzare soltanto questi personaggi. Però c'è da dire che comunque ovviamente all'inizio abbiamo un buon abbiamo dei buoni vantaggi, perché giustamente abbiamo dei buoni vantaggi, nonostante comunque già il battle power raccomandato è abbastanza alto, perché 126 comunque dal livello 1 è abbastanza alto. Però come potete notare avremo a disposizione le nuove memorie, che sono appunto le Noble Memory, come quelle che vi descrivevo poco fa, per il livello dal livello 70 al livello 80. E poi ovviamente avremo anche avremo i Mithril Ingot, avremo anche dei ticket, avremo delle gemme, quindi ci saranno diverse ricompense che potremo ottenere durante la nostra scalata all'incontrario, perché come potete notare praticamente anche in questa tower si scende verso il basso. Quindi sono delle tower particolari, ovviamente bisognerà prendere il proprio tempo, perché non tutti i personaggi magari sono buildati nella stessa maniera, quindi si avrà un po' di difficoltà per quanto riguarda l'inizio della scalata. Però piano piano, soprattutto nel momento in cui serviranno determinate risorse, si potrà tranquillamente gestire la situazione. Detto questo, non credo che ci sia altro da dire.
Spero che come sempre il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente cosa avrete intenzione di fare, quali saranno i vostri personaggi che farete salire subito all'80 e perché proprio Matt. No, vabbè, ovviamente sto scherzando. Vi ricordo anche che è uscito Wuthering Waves. Vi faccio un piccolo spammino che non c'entra niente con Ever Crisis, quindi per chiunque sia interessato può già iniziare a giocare perché i server sono aperti, ma noi stasera saremo in live su Twitch per cercare di ottenere il personaggio di Sephiroth. Quindi se volete venire a portarmi fortuna siete i benvenuti. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!